2021. Questo è il numero dei ricoveri per TSO in Italia nel 2013, secondo dati ISTAT. Il record negativo tra le regioni spetta la Sicilia, con 1585 casi, mentre il Piemonte si ferma a 553 e la Valle d'Aosta chiude con 35 casi. Il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, è stato istituito con la legge 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia. È un atto di tipo medico e giuridico che permette di effettuare terapie a persone che, pur avendone bisogno, rifiutano il trattamento. Il TSO è disposto dal sindaco, la massima autorità sanitaria del comune, su proposta motivata da due medici, di cui almeno uno dell'ASL, e poi va convalidato da parte del giudice tutelare di competenza. È stato pensato come strumento per tutelare i diritti di chi si trova in difficoltà, per garantire diritto e cura, dignità e salute. La legge 180 ha abrogato di fatto la normativa che risaliva al 1904, che prevedeva il ricovero coatto basato sul concetto di pericolosità per se stessi e per gli altri, e ha riconosciuto al paziente psichiatrico pieni diritti costituzionali. Negli ultimi anni si sono ripetuti decessi legati allo svolgimento del TSO, con arresto cardiaco dopo l'ammanettamento dietro la schiena in posizione prona della persona, già sottoposta a terapia farmacologica. Tra il 2014 e il 2015 ci sono stati 4 morti accertati durante il TSO. Il 24 settembre 2014 è deceduto nella sua abitazione di Sant'Ambrogio di Torino Bruno Convetto, di 64 anni, dopo essere stato ammanettato dietro la schiena dai carabinieri intervenuti. Il 10 giugno 2015, a Sartassegno, in provincia di Salerno, Massimiliano Malzone, 41 anni, è morto per arresto cardiaco improvviso. È stata fissata per le 10 di domani mattina presso l'ospedale di Polla l'autopsia sul corpo di Massimiliano Malzone, morto lunedì sera. Trattamento sanitario obbligatorio a Massimiliano Malzone, i familiari accusano i vigili urbani, anche la procura di Era stato ricoverato il 27 maggio a seguito di un TSO che si era rivelato violentissimo nella sua esecuzione. Il 29 luglio 2015 a Sant'Urbano, nelle campagne tra Padova e Rovigo, Mauro Guerra, 30 anni. I genitori sconvolti per la morte del giovane, ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato dalla pistola del comandante della stazione, per, tra virgolette, fermare giustizia. Un ragazzo che ha delle determinate problematiche, ma arrivare al punto di ucciderlo è incomprensibile. Io spero che veramente si faccia giustizia per questo ragazzo. È stato freddato con un colpo di pistola sparato da uno dei carabinieri che era entrato nel suo cortile per eseguire il TSO. Il 5 agosto 2015. In una piazzetta del centro, Andrea Soldi, 45 anni, è morto soffocato, mentre i vigili urbani eseguivano un'ordinanza di TSO. Era soprannominato il gigante buono, Andrea Soldi, il 45enne che da anni soffriva di crisi schizofreniche e che è deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Maria Vittoria per un TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Su quella panchina lo era seduto panchina. Su una panchina, è stato preso alle spalle e poi ammanettato con le braccia dietro la schiena mentre era riverso a terra. La contenzione, sono incondizionatamente d'accordo, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona. Il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione straordinaria sui diritti, ha affermato recentemente che il TSO, da tutela per chi rifiuta cure necessarie, si sta trasformando in una sorta di mandato di cattura. È esattamente la tecnica usata nel corso dei fermi di polizia nei confronti di sospettati, persone che devono essere arrestate. Ben attento a non generalizzare, ma una qualche tendenza a scambiare il TSO per un mandato di cattura, io temo che sia in corso. Lo psichiatra Beppe Dall'Acqua,
direttore per 17 anni del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e considerato l'erede di Franco Basaglia, sostiene che sono troppi i luoghi in cui si ricorre di routine alla contenzione, dove resistono invalicabili porte chiuse, dove infine polizia, carabinieri e vigili urbani sono delegati dalla psichiatria alla cattura delle persone. Eppure buone psichiatrie, capaci di incontrare l'altro, di disporsi all'accoglienza e di curare, sono presenti e possibili. Queste morti sono la punta dell'iceberg. Quotidianamente accade quanto è accaduto a Padova, a Torino, a Salerno, per fortuna senza esiti così tragici, e denuncia l'assenza dello Stato, il fallimento delle politiche regionali per la salute mentale, il declino dei servizi comunitari e la sottrazione ormai drammatica delle risorse. Fino a quando continueremo a tacere? Fino a quando non troveremo il coraggio per urlare che di psichiatria non si deve morire? E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero. Prima di essere pazienti, siamo dei cittadini. Durante il TSO è ora di smetterla con le manette dietro la schiena e la posizione pronta. Il TSO non è un mandato di cattura. Basta violenze nel TSO. Da vicino nessuno è normale. I malati psichiatrici non sono figli da arrestare. Azioni concrete, un impegno non più rimandabile. Basta violenze nel TSO. TSO, stop alle violenze e alle manette. La persona che soffre non ha bisogno di manette, ma di tempo. Quando un uomo vive per le sue parole, con un